Signori e signori, buongiorno, anzi buonasera, come sempre Iappo, come sempre avvicina. Quest'oggi è aggiornamento da Nanning nel Guangxi. È un aggiornamento molto veloce perché sono appena arrivato da Hong Kong, come l'altra volta, insomma, ho passato la dogana, fatto tutto così, in treno, 4 ore sono a Nanning, e oggi ho deciso di provare una cosa. Ho visto un motorino parcheggiato, ho deciso di aprire l'app di Meituan, di scannerizzare e niente, mi sono preso un motorino condiviso. Qui c'è il QR code, basta scannerizzare il QR code. Mi sono stupito perché altre applicazioni tipo Didi, quando avevo provato in passato, ti dicevano di inserire la carta d'identità. Se non era carta d'identità cinese non potevi utilizzarlo, cioè non riconosceva il passaporto, o comunque dovevi andare attraverso un processo lunghissimo. Invece con Meituan, questi motorini qua, è bastato scannerizzare e dire sì, ho più di 16 anni, e poi ok, sei sicuro di voler aprire il motorino? Sì, mi ha fatto vedere in che area posso andare, e i primi 10 minuti costano 30 centesimi di euro, costano 2 RMB. Fantastico! Da vicino è tutto, metti il like, segui il canale, condividi il video. Ci vediamo, ciao!